Domenica, 4 ottobre 2020. San Francesco d'Assisi. Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore, per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna, sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Dal Salmo 79. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai steso i suoi tralci fino al mare. Arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto, e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi
più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo, mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farò a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».